la volontà del Comitato è quello di raccogliere l'indignazione e la stanchezza della cittadinanza sannazzarese nei confronti del fenomeno della prostituzione. Questo è un grave problema. Purtroppo ci sono state così delle interpretazioni un po' troppo forti rispetto a quella che è la volontà del nostro comitato. Noi non siamo un comitato anti-lucciole, anzi noi siamo a fianco alle donne che purtroppo per noi hanno scelto o comunque si trovano in circostanze tristi e coinvolte all'interno del fenomeno della prostituzione. Il nostro comitato vuole appunto raccogliere il disagio provato dalla popolazione sannazzarese nei confronti di questo fenomeno e vogliamo che questo non abbia più modo di esistere. Cosa devo dire ancora di più? In futuro ci saranno altre... Il comitato ovviamente ha fatto una lista delle priorità, questa per noi è sembrata una delle priorità. Però il comitato è nato per raccogliere tutti i problemi di Sannazzaro, problemi che possono essere anche problemi ambientali, quindi non solo quelli legati al fenomeno della prostituzione. Nella nostra lista di priorità questo ci sembrava il più urgente in questo momento, però domani abbiamo una lista di altri problemi che vogliamo affrontare e Sannazzaro penso che ne abbia parecchi dal punto di vista sociale. Il nostro impegno è questo. Come si svolgerà? Sì, ora il punto di ritrovo è qui in questa piazzetta Erminia Barbieri e poi il corteo con le fiaccole si snoderà in via Cavour, proseguirà per via Roma, in via Voghera, via Pacinotti, via Leonardo da Vinci e farà ritorno qui nella piazzetta Erminia Barbieri. Questa è la prima nostra manifestazione. Vedremo il risultato, organizzeremo subito dopo un incontro con tutti coloro che vogliono partecipare, perché il comitato è libero e aperto a tutti, tutti coloro che vogliono aderire sono invitati e faremo il punto della situazione e prenderemo le decisioni per le prossime manifestazioni, per le prossime mosse. Grazie. Penso che sia una manifestazione voluta dalla gente e che combatte un fenomeno che non ha i contorni dell'illegalità, di conseguenza è giusto che venga affrontato in un ambito civico, perché dal punto di vista istituzionale non ci sono mezzi sufficienti per contrastarlo in questo momento, di conseguenza mi sento di sostenerlo sia come cittadino che come sindaco. Mi auguro che tanta gente sia sensibilizzata da questa manifestazione e che nel futuro possa unirsi, diciamo, a coloro che hanno fondato il comitato per dare consistenza effettivamente a questa azione che dovrebbe portare dei risultati. Thank you.
Fare smile. Questo faccio vedere i denti. Ah, lo pago. Già fa parte del mondo. È proprio così. Sì, 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 sì,